Il Parlamento europeo ha deciso di escludere i bovini dalla direttiva UE sulle emissioni industriali e non si prevedono nuove soglie per suini e pollame, una decisione che solleva il settore zootecnico ma anche quello lattiero-caseario. Abbiamo raggiunto un importante obiettivo per quanto riguarda la zootecnia con l'ultimo dossier, dove siamo riusciti a far lasciare fuori dalle emissioni industriali, quindi paragonare l'inquinamento che produce un'industria a quello bovino. Siamo riusciti a toglierlo e questa è una grande vittoria. Poi per quanto riguarda la zootecnia, anche qui avevamo iniziato un dossier sul benessere, trasporto e il benessere animale, dove ovviamente l'orientamento green dell'Europa andava a penalizzare moltissimo il comparto della zootecnia, soprattutto per i trasporti degli stessi, perché chiedevano cose folli, le follie dicevo io, ogni 4 ore gli animali dovevano scendere e salire dai camion, quindi aggravando la situazione di questi animali. Anche questo dossier siamo riusciti a bloccarlo perché è intanto a mantenere il regolamento 1/2005, quello in essere. Adesso siamo in attesa di una nuova proposta da parte della Commissione, però rimango sinceramente fiduciosa che slitti nella prossima legislatura, perché così auspico che ci sia un allineamento meno idealista e più a tutela delle nostre piccole e medie imprese. La nuova emergenza ora viene dal settore della pesca, che in Veneto particolarmente è messo a dura prova dal granchio blu. A mio parere sarebbe necessario, quello che in qualche modo cercherò, ho chiesto anche un incontro bilaterale con Sinkevicius, che è il commissario, necessario trovare una soluzione in base a delle ricerche scientifiche, in modo tale da aiutare i pescatori a pescare con degli strumenti adatti, perché adesso non sono autorizzati a poterlo fare, e in qualche modo accompagnare anche il fatto di alimentare in modo scientifico, in modo tale da invitare il consumatore non soltanto a dirgli mangialo perché è buono, ma mangialo perché ti fa bene. Questo è il mio obiettivo. Per cui c'è un problema in Europa, perché vorrebbero inserirlo nella specie delle specie invasive, e a quel punto dovremmo chiedere alcune deroghe per poterlo pescare, ma il commissario ha già detto che rientrerebbe anche questa. Per cui lo stiamo monitorando, e verranno prese delle decisioni entro fine 2024, in attesa che anch'io riesca a parlare con il commissario Sinkevicius per vedere come risolvere effettivamente questo dramma per le nostre piccole e medie imprese, anche in questo caso, perché alla fine sono sempre i pescatori che ci rimettono.